Siamo qui con Marco, che fa parte della squadra degli organizzatori della sagra del Pinolo di Chiesa Nuova. Ci vuoi un po' raccontare come nasce questa sagra, come nasce la tradizione del Pinolo, soprattutto qua a Chiesa Nuova? Allora, la sagra del Pinolo, diciamo, nasce perché questa è una zona di boschi piena di pinoli, cioè di pini, e quindi pinoli, e essendo paesi con origini boscaiole. Diciamo, il dolce tipico della zona era questa finocchiata, che veniva chiamata prima finocchiata, ora pinolata, che è un croccante di pinoli, che non è proprio un croccante, però non vogliamo che venga chiamato croccante, e comunque pinoli e zucchero, ecco, alla fine, però è proprio tipica di questa zona qui. E quindi già 36 anni fa dissero che facciamo e non facciamo, proviamo a fare questa festa. 36 anni che si continua a farla, sicché un po' con i tempi di prima, che andava sul liscio, su tante cose, ora siamo entrati noi un po' più giovani e si cerca di fare più roba da giovane, insomma, musica live, insomma, un po' più eventi anche per tirare un po' più di gente, ecco. Okay. La sagra nasce, appunto, abbiamo letto, da questa tradizione della raccolta dei pinoli, che inizia nel dopoguerra, avevamo letto, probabilmente era una cosa anche importante all'epoca, questa raccolta dei pinoli. Non so se ancora oggi c'è viva questa cosa, oppure se si sta un po' perdendo per vari motivi, insomma. Purtroppo è persa questa cosa qui, sia per motivo che dalle nostre parti i pini sono molto malati, cioè una buona percentuale son malati. Poi i pinoli, insomma, sono nostrali e tutto, però non è più la raccolta di prima, che veniva prese al tempo giusto, fatte bollire per farle aprire, e poi la schiacciatura dei pinoli era tutto un meccanismo molto più lungo. Ora, però ecco, un po' il dispiacere di aver perso queste cose c'è, però purtroppo anche a livello burocratico penso sia una cosa un po' impossibile fare una raccolta dei pinoli vecchio stile, sì, infatti. Insomma, si mantiene comunque la tradizione con la sagra e questo dolce tipico che chiamate pinocchiata, appunto, sì, infatti, c'è qua lo stand qua dietro. Sì, infatti quello che vede lì è uno di quegli storici che ha fatto la pinolata da tanti anni. E mi premeva dire anche che è stata riconosciuta a Parigi la pinocchiata, che fu fatto un concorso di piatti tipici, fu mandata la ricetta di questa pinocchiata e ha vinto, infatti siamo soddisfatti anche per questo, ecco. A Parigi. Okay. Cioè, ci consigli qualche altra specialità qua del ristorante, oltre a questa pinocchiata, insomma? Il ristorante, vabbè, a parte le cose tipiche dell'abbraccio, sì, si cerca di fare un po' di piatti a base di pinolo, con un po' di pinolo, che può andare dal pesto, poi c'è gli gnocchetti con ramerino e pinoli, insomma si cerca sempre di metterci un po' di pinolo, cioè il filetto con la salsa al pinolo, che va alla grande. Ecco, grande. Si è provato a fare i pinoli ripieni, ma non ci venga tanto bene. Non era proprio l'ideale, insomma. E poi abbiamo visto prima il programma dei vari eventi, insomma, ci sono tante cose in programma. Vedo che va avanti anche per tutta la settimana, anche lunedì e martedì, perché di solito a volte le sagre si fermano, fanno solo il weekend, insomma, ci sono varie cose, ci puoi un po' raccontare quelle più interessanti, magari? Sì, appunto, noi, diciamo, al contrario di tante sagre, si cerca di fare un po' per il paese anche durante la settimana, cose molto più, magari, un po' più tranquille, però ecco, le cose più importanti sono
sono queste serate di musica live, con poi anche la compagnia del circolo che ormai è da 15 anni che fa teatro, un po' invernacolo, allora quest'anno c'è Fa Rumori Fuori Scena, che insomma anche quello, essendo 15 anni, è una tradizione che si cerca di portare avanti, ecco. E poi c'è quest'anno, per la prima volta si fa i fuochi d'artificio musicali. Perché la tradizione era sempre, noi si faceva sempre fuochi d'artificio, però hanno cominciato un po' tutti a fare fuochi d'artificio e si è detto, e noi quest'anno si fanno musicali. Sì. Sì, come funziona? Cos'è? Il giorno di chiusura forse? Sempre il giorno di chiusura e nulla, fuochi d'artificio musicali, c'è questa base con 5-6 musiche scelte e vanno a tempo, dovrebbero andare a tempo di musica. Penso sia una cosa diversa, ecco, quello si cerca sempre a fare noi, ecco, cose un po' diverse dalle altre saghe. Ecco. Quindi la tradizione e originalità che si cercano un po' di fondere insieme. Sì, 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 infatti, anche perché solo la tradizione alla fine va a perdersi, se ci si infila un po' di novità, un po' di d'allegria, si cerca di tirare avanti anche le vecchie tradizioni, ecco. Va bene, allora a questo punto non ci resta che andare a vedere se questi pinoli ripieni veramente ci sono oppure no, o comunque mangiare qua alla sagra e poi la pinocchiata. Sì, allora ringraziamo Marco per la sua disponibilità. Grazie a voi. Ok. Buon appetito.